28 minuti. Ora ci colleghiamo però un momento per parlare di un italiano particolare, di un siciliano, un pittore, scultore, incisore, che viene in qualche modo celebrato da un libro curato da suo figlio Francesco Cordio, con testi di Camilleri, Sciascia, Siciliano, Calvesi, Manacorda e di altri intellettuali che raccontano proprio l'opera di Nino Cordio. E questo verrà presentato, questo testo, domenica 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Le Salette di Roma, che è in vicolo del Campanile, insomma dalle parti di San Pietro. Francesco Cordio è collegato con noi. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sei un giovane regista, insomma, come si può dire, sei multifunzioni. Adesso chiediamo aiuto al professor Serianni. Multitasking, come si traduce quando una persona sa fare tante cose? Beh, il termine tradizionale è poliedrico, però poliedrico, certo non è un però termine... Francesco Cordio è un regista di video, poi di computer, insomma sa fare le cose. Come ti chiami, Francesco? Qual è la tua così didascalia ideale? No, la definizione più facile è, per me è regista, ma in realtà appunto sono anche un montatore, un consulente per professionisti di computer, e quindi... E hai voluto regalare questo, così, questo omaggio all'opera di tuo padre, si chiama L'Occhio di Cordio, è pubblicato da Infinito. Sì, e questo libro è nato un po' da un'esigenza personale, direi, nel senso che qualche anno fa ho ritrovato una lettera di mio padre del 97 in cui mi chiedeva una presentazione scritta per una sua mostra, e poi questa lettera non, per qualche motivo non me la diede mai, e quindi in qualche modo nel 2010, che il decennale della sua scomparsa, mi è sembrato giusto rispondergli con questa raccolta di testi che, come diceva lei poco fa, è una sorta di antologia, perché c'è da Carlo Levi a Camilleri, Siciliano, Sciascia, Giuffrè, insomma una bella raccolta. Oggi si è parlato di scuola lì, insomma sembra quasi un piccolo estratto da un'antologia scolastica per i nomi che ci sono. Tra l'altro colgo l'occasione, ringrazio Francesco Cordio, ti saluto. Allora, l'appuntamento con la presentazione di questo libro è domenica 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Le Salette di Roma. Resta in ascolto, Francesco, se ti fa piacere, perché siamo arrivati a parlare in conclusione dell'italiano dell'arte. A scuola si studia storia dell'arte e si studia l'italiano. Sono